Quella che vedete qui è una semplice, si fa per dire, scheda elettronica. E nel guardarla mi stupisco se penso che la maggior parte dei dispositivi tecnologici con cui abbiamo a che fare nel nostro quotidiano nascono proprio da qui, da questo agglomerato di circuiti e componenti elettronici. Io voglio capirci qualcosa in più e così sto andando a trovare Luca e il suo staff a Embedded System, un'azienda valdostana che si occupa proprio di assemblaggio di schede elettroniche e sviluppo di software. Andiamoci insieme! Io sono Luca Napoletano, socio amministratore delegato dell'Embedded System. L'azienda nasce sicuramente per la passione per l'elettronica e l'informatica. E nel tempo libero mi sono dedicato alla progettazione e realizzazione di schede elettroniche e nel 2016 realizzo un prototipo di un PC industriale, scrivo il software per la dimostrazione del suo funzionamento e suscita interesse presso dei clienti e così nel 2018 nasce Embedded System. La nostra mission è la progettazione e distribuzione di sistemi digitali che consiste nell'analisi di mercato per determinare dove ci sono esigenze parzialmente coperte o completamente non coperte e quindi la parte più difficile è capire dove investire i nostri sforzi e in quale ambito. Inoltre le nostre competenze e le nostre capacità vengono messe a disposizione anche di altre aziende che vogliono realizzare il loro prodotto. Sul nostro sito aziendale abbiamo inserito il nostro slogan "Trasformiamo le tue grandi idee in realtà", ovviamente le idee che richiedono un sistema digitale. E noi siamo insediati presso la Pepinia di Aosta, siamo entrati partecipando alla call del 2018, abbiamo presentato un piano di sviluppo che prevedeva appunto lo sviluppo di servizi e prodotti innovativi e quindi siamo riusciti ad entrare alla Pepinia. Il nome Embedded System deriva proprio da quello che facciamo, sistemi digitali realizzati ad hoc per specifica applicazione. Oggi siamo circondati da sistemi digitali, basta pensare all'automotive, alla domotica, ai sistemi elettromedicali, ai sistemi di sicurezza e così via. Siamo entrati nella sede operativa di Embedded System insieme a Luca. Sullo sfondo vediamo già tutto il tuo staff al lavoro, ma ci spiegheresti nella pratica di che cosa vi occupate? Noi ci occupiamo della progettazione, prototipazione e distribuzione di sistemi digitali, intesi come hardware e software, e realizzati per una specifica applicazione. Ad esempio, oggi stiamo lavorando su un lettore di tessera sanitaria che verrà poi utilizzato dai nostri clienti dentro dei totem per distributori automatici, ad esempio per l'erogazione delle sigarette oppure per l'erogazione dei gratta e vinci, dove è necessario verificare la maggiore età degli utenti. Quindi voi andate proprio a rispondere a quelli che sono i bisogni dei vostri clienti andando a pianificare quello che è il sistema operativo che sta alla base. Sì, in pratica solitamente il cliente dà una specifica che descrive a livello dimensionale e funzionale quali saranno le caratteristiche del dispositivo elettronico e poi noi con degli strumenti che abbiamo a disposizione, che sono CAD elettronici piuttosto che tool di sviluppo, andiamo a realizzare la scheda elettronica e il software che va installato su questa scheda elettronica. E infine ci dedichiamo anche alla parte meccanica, ossia realizziamo, progettiamo il dispositivo dove verranno alloggiate l'elettronica, i sensori e gli attuatori. E con te qui hai due collaboratori, di che cosa si occupano in particolare?
Allora, oggi abbiamo due collaboratori, abbiamo Geremia che si occupa della parte di assemblaggio delle schede elettroniche, e quindi la parte operativa di produzione e di manutenzione. E l'altro nostro collaboratore Massimiliano che si occupa invece dello sviluppo software e firmware. Siamo qui con Geremia, attorniati dalle schede elettroniche, tu ti occupi del loro assemblaggio. Ma banalmente, che cos'è una scheda elettronica? Che cosa la possiamo paragonare per capirci? Allora, una scheda elettronica è per un computer o per un'attrezzatura industriale quello che il motore è per l'automobile. Queste schede qui non sono dissimili da quelle che trovate a casa vostra nei dispositivi più comuni. In questa postazione installiamo il firmware che è come l'applicazione del cellulare che viene scaricata sulla scheda e gli permette il funzionamento. Dopodiché viene assemblato questo modulino e si passa al collaudo. Questo è un banchetto prova, la scheda viene collegata qui e serve per verificare tutte le funzionalità, quindi pulsantiera, sonoro, schermo, le luci che si accendono correttamente, la comunicazione con gli altri dispositivi, la comunicazione con la smart card e in generale che tutte le uscite siano funzionanti. Se il collaudo ha esito positivo, la scheda viene spuntata ed è pronta a essere venduta al cliente, altrimenti va in manutenzione. Massimiliano, tu in questa azienda ti occupi di sviluppo di software, però tutto nasce dalla progettazione della parte hardware, quindi della scheda elettronica in sé, giusto? Esattamente, infatti questa è la nostra scheda, che è stata prima progettata appunto da Luca, e infatti il software è proprio, diciamo, se non abbiamo un hardware non riusciamo giusto a programmare il software correttamente. Questo qui è il programmatore che ci serve per programmare il processore della scheda e per eseguire, diciamo, un test funzionale per verificare la correttezza del codice. In effetti con questo possiamo programmare la nostra scheda che eseguirà, diciamo, i comandi da noi scritti. E come è iniziata la tua avventura qua in Embedded System? Io mi sono diplomato all'Istituto Manzetti qui di Aosta e sono stato chiamato per un tirocinio di 3 mesi. E una volta terminato il tirocinio mi hanno assunto a tempo indeterminato e mi occupo appunto dello sviluppo software delle schede e del gestionale aziendale. Nei tuoi sogni c'è sempre stata l'idea di fare di per sé il programmatore? Sì, esatto, ho iniziato quando ero piccolo, mi ero appassionato ai computer e man mano andando avanti con la scuola ho notato che era proprio, diciamo, il mio ambito. E ti ritieni fortunato comunque essendo giovane ad avere già un contratto a tempo indeterminato? Sì, quello sì, molto soddisfatto. Quali sono i vostri clienti di riferimento? No, i nostri clienti sono, diciamo, aziende nel settore dell'industria. Abbiamo due aree, abbiamo l'area, diciamo, di aziende, lavorazioni conto terzi, quindi le aziende ci chiedono un prodotto particolare, oppure noi, diciamo, facciamo un'analisi di mercato per capire dove investire il nostro tempo per realizzare prodotti che vadano poi a coprire delle esigenze particolari. Ad esempio un nostro cliente ci ha chiesto un dispositivo per il controllo da remoto dei lampioni stradali, quindi attraverso un dispositivo che viene installato sul palo, diciamo, della luce, il sistema può essere controllato da remoto attraverso un server gestito dal cliente, diciamo. E noi ci occupiamo sia della parte hardware, cioè del dispositivo, quindi delle funzionalità del dispositivo, sia della parte software, quindi magari sito web, cloud e tutto quello che ci richiedono. E attualmente di che cosa vi state occupando oltre a questo progetto dedicato appunto ai lampioni stradali? Attualmente siamo concentrati sulla produzione di un PC industriale
che è stato il nostro primo prodotto, nato diciamo da una ricerca di mercato mia e del mio socio. Abbiamo individuato nel settore dell'intrattenimento la possibilità di realizzare una scheda elettronica e quindi abbiamo iniziato a progettarla, abbiamo sviluppato il software, poi l'abbiamo proposta al cliente e abbiamo avuto un discreto successo, perché il 2019 è stato l'anno in cui abbiamo praticamente prodotto quasi esclusivamente questa scheda, diciamo. Il nostro tempo è stato impiegato nella produzione di questa scheda. La mia vita è cambiata perché prima prevalentemente facevo il tecnico, il consulente. Oggi invece è diventata un'attività di gestione, che è un lavoro completamente diverso. Gestire un'azienda significa occuparsi di bilanci, di finanziamenti, di gestione del personale, gestione delle attività. Per il futuro abbiamo definito un piano di sviluppo biennale e il fulcro di questo piano è l'acquisto di macchinari per l'assemblaggio di schede elettroniche. Quindi domani invece di acquistare le schede già assemblate, le produrremo internamente. Verrà anche sviluppata Industria 4.0 attraverso la tracciabilità di prodotto e di processo. Che significa? Che domani il dispositivo sarà identificato univocamente da un codice e attraverso questo codice sapremo da dove la provenienza dei componenti e lo stato dei macchinari durante la produzione. Per me questa azienda è un sogno che si realizza. Erano anni che volevo, diciamo, avere un'azienda mia che si occupasse appunto di sistemi digitali, e finalmente ce l'abbiamo fatta.